fianco Marco Zanni, capo delegazione della Lega. Alessandra. Sì, buongiorno. Noi siamo qui a Strasburgo, è ancora in corso il dibattito parlamentare con la candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen. È stato un dibattito importante, soprattutto la dichiarazione con cui lei ha cominciato questo dibattito. Ha toccato vari fronti, vari temi, ha parlato di salario minimo, di Erasmus, ha dato una grande importanza all'ambiente, ma soprattutto, e questo lo chiedeva la maggioranza cosiddetta europeista, ha fatto un discorso molto forte sullo Stato di diritto, ha detto: io continuerò a difendere questa Europa e lotterò contro quelli che si metteranno contro. Ha parlato anche, e questo coinvolge anche il capogruppo, il presidente del gruppo Identità e Democrazia leghista, Marco Zanni, ha detto: i salvataggi in mare vanno fatti, è fondamentale. A questo punto, dopo questo discorso, voi chi voterete? Ah, noi rimaniamo aperti, la votazione è oggi alle 18, è chiaro che oggi in aula la candidata ha fatto una sorta di captatio benevolenze alla sinistra, che era la parte del Parlamento o della maggioranza più indecisa e più critica verso la sua elezione. Questo non toglie che lei direttamente e diciamo persone e capigruppo del PPE mandati avanti da lei hanno continuato e continuino a chiedere alla Lega, al gruppo ID, voti di supporto a questa candidata. La nostra posizione è chiara, valutiamo nel merito, valutiamo le garanzie che una candidata che appartiene all'alveo del centrodestra ci può dare in termini programmatici nei prossimi 5 anni. Certo, quello che ha detto in aula non ci lascia ben sperare, perché sembrava più un discorso fatto da una candidata appartenente al mondo della sinistra piuttosto che a un politico appartenente storicamente alla CDU, anzi all'area destra della CDU. Io ho posto alla candidata una questione che secondo me sarà la questione fondamentale dei prossimi 5 anni: se fosse eletta, come farà a conciliare le esigenze di due gruppi, di due aree politiche, una che va verso destra e l'altra che va verso sinistra. È chiaro che sembra e può sembrare che nei prossimi 5 anni questa impasse istituzionale che abbiamo visto con l'accordo sui top jobs e in questi giorni sulla nomina e sull'apporto alla presidenza. Ovviamente Francesco, ogni voto è importante, a lei serve la maggioranza assoluta, quindi 374 voti su 747 deputati, ma lo scrutinio il voto è segreto, quindi ovviamente si temono comunque sempre franchi tiratori. Ti lascio fare domande a Zanni. Zanni, intanto una curiosità che sembra stupida, ma forse non lo è. Lei ha detto: ho posto alla candidata presidente alcune questioni. Le domando: quando, se le cronache da Strasburgo ci dicono che la presidente ha rifiutato un incontro ufficiale con voi, doveva essere un incontro all'ora del tè, intorno alle 17, e lei non è voluta intervenire? Ma sì, è un tema legato all'approccio difficile che lei si trova ad affrontare, cioè quello di bilanciare degli interessi diversi. È ovvio che noi la candidata l'abbiamo sentita, io personalmente l'ho sentita telefonicamente la settimana scorsa, insomma, per discutere di queste tematiche, del suo programma e di eventuali garanzie sul commissario italiano. Avevamo concordato di vederci ieri alle 17, poi sono arrivate delle forti critiche dal gruppo dei socialisti e dal gruppo liberale a questo incontro, lei ha deciso di ufficialmente di cancellarlo. Però è ovvio ed è successo che attraverso dei pontieri, dei mediatori, soprattutto appartenenti al gruppo dei popolari, i contatti sono continuati nel weekend, sono continuati ieri e continueranno oggi. Allora, capisco la delicatezza del momento, visto che il voto sarà alle 18, però io non ho ben capito che cosa farà in aula, pur nel segreto dell'urna, il gruppo della Lega, perché il vostro collega Meuthen di Alternative für Deutschland ha detto: noi voteremo contro von der Leyen, e la von der Leyen in tutta risposta ha detto: sono sollevata da non avere l'appoggio dei sovranisti. E la Lega che fa?
Ma quello è un tema nazionale, ovviamente. Meuthen è un candidato di un partito tedesco che fa opposizione alla CDU in Germania e quindi è stato un, diciamo, un siparietto, uno scambio relativo a quella che è la discussione della politica interna tedesca. Per quanto riguarda l'aula, vedremo alle 18, io sono convinto che la candidata avrà una maggioranza, perché alla fine ovviamente i popolari, ma anche la maggior parte, la quasi totalità dei socialisti e dei liberali la supporteranno, quindi lei avrà una maggioranza. Per quanto riguarda quella che sarà la posizione per la Lega, noi alle 17, quindi un'ora prima del voto, avremo una riunione di gruppo. Ovviamente per noi, a differenza dei nostri alleati, c'è un tema che riguarda il commissario, perché siamo un partito di governo. Ripeto, abbiamo ancora del tempo per far sì che, al di là delle dichiarazioni pubbliche, insomma delle prese di posizioni pubbliche, ci siano delle garanzie su alcuni temi programmatici di una politica che, ribadisco, appartiene al mondo della destra, e anche sul tema del commissario italiano. Un'ultima domanda, quindi un commissario italiano possibilmente leghista, val bene un voto a favore della von der Leyen anche contro all'orientamento del resto del gruppo dei sovranisti europei? Ma non si tratta solo di quello, ovviamente quello non basta, abbiamo bisogno anche di garanzie in termini programmatici, soprattutto sul tema della gestione dei flussi migratori. Noi avevamo apprezzato le parole di qualche giorno fa della candidata, che aveva posto l'accento sul rafforzamento dei controlli alle frontiere, che è l'approccio che noi caldeggiamo invece che rispetto a un'accoglienza indiscriminata e a una redistribuzione che nessuno vuole. Deve darci chiarezza prima delle 18 su questo aspetti, in base a quello che sarà il suo commitment in questo senso, quindi sia programmatico sia in termini di portafoglio e di garanzie sul commissario italiano, valuteremo se supportarla o no. Allora, grazie Zanni, la lascio perché so che è una giornata molto complicata. Grazie ad Alessandra Buccini per questa corrispondenza. Ti chiediamo di